Come promesso, consigli per i menù di Natale. Cominciamo dalla vigilia, antipasti, dopo vi faccio vedere l'immagine. Consiglio un carpaccio di polpo che trovate o fresco, vi faccio vedere uno conservato, ma senza conservanti, preso a natura sì. Si condisce con olio preferibilmente ligure, comunque delicato, pepe e sedano o finocchio a piacere. A fettine sottili, il limone, e se no, sempre veloci, gli affumicati di tonno, il salmone. Io non lo consiglio perché il mio primo sarà di salmone e lo trovate già nel mio canale. Lo trovate con le penne, penne al salmone, e in questa occasione potete usare anche le bavette, le linguine sarebbero. I tagliolini, per i tagliolini, attenzione, il sugo deve essere molto più liquido perché l'assorbano molto. Quindi io andrei sulle bavette. E siamo al primo. Secondo, lo preparate in anticipo, quindi non avete da trafficare dopo. Fate il polpettone di tonno, che se volete fate, non voglio essere così in positiva, è il mio consiglio. Il polpettone di tonno lo trovate nel mio video Ricette d'autore per l'estate. È semplicissimo, si prepara prima, si lascia freddare e poi si affetta. Si serve con la maionese e un'insalatina mista, colorata, come vi piace, come vi viene facile da fare. I dolci nella vigilia non si dovrebbe essere troppo, insomma, sarebbe di magro. Fate voi quello che volete. Il pranzo di Natale tradizionale a casa mia. Volvan che io ho preso confezionati e vi faccio vedere, se no li trovate anche freschi, li scaldate e li farcite con, io consiglio una crema già pronta per chi non veramente arriva stremato e non ha tempo, se no con la besciamella, anche quella volendo pronta, con sciolti formaggi o con aggiunti piselli o i funghi. Sono molto molto gustosi. Si possono prendere anche più grandi di quelli che ho preso io. Li fate voi. Primo, due opzioni: tortellino in brodo, per chi piace, è fantastico. Noi faremo le lasagne e le faremo con ragù bianco. Uso le lasagne, quelle della Barilla, che non c'è bisogno di lessarle prima. L'unica accortezza deve essere di fare o la besciamella molto, molto liquida, aggiungere del latte e comunque sono pronte rapidamente in forno. Fate l'ultimo strato con molto parmigiano e verranno gratinate, viene un bel piatto. E, se no, anche col ragù rosso, quello però lo fate prima, va cotto di più. Il mio ragù bianco lo trovate sicuramente in qualche mio video, è veloce da preparare. Secondo, vi lascio liberi di fare un qualcosa, però è importante nelle feste apparecchiare bene la tavola, servire dei piatti in una maniera bella, per cui farete un arrosto tradizionale, magari una cosa farcita, se volete potete fare anche il mio polpettone, servite la salsa a parte e fate il piatto in modo che l'arrosto sia nel centro, magari in un piatto ovale, e da un lato e dall'altro ci siano delle verdure di colori diversi. Carino, quindi non so, da una parte i piselli, dall'altra le carote, da una parte gli spinaci, insomma, le patate. Usate anche il purè, o fatto con le patate o in busta, lo arricchite, mi raccomando, con burro, parmigiano, noce moscata, viene buono. Insomma, lì dipende dal tempo che avete, dalla voglia che avete di dedicare. Se siete dei cuochi provetti, non avete bisogno di me. Se invece insomma volete un'idea in più e anche un'idea veloce, io credo, insomma, poi per il pranzo di Natale sui dolci abbondate, mi raccomando la frutta secca, mi raccomando il pandoro, il panettone, servite magari delle salse, anche quelle si trovano anche pronte, crema, cioccolata, calde a parte, fantastiche. Io adoro il panforte, i torroni, magari prendeteli morbidi perché sennò poi dovete. No,
scherzo, ragazzi, di cuore, ragazzi, ragazze, tutti quelli che mi seguono e che, devo dire, mi lasciano sempre dei commenti così belli. Passate un Natale soprattutto lieto, non vi stancate, perché questo è stato un anno, so, difficile per tutti. E almeno questi giorni passateli in armonia, questo è l'importante. Ai mangiare, siccome a chi piace, è un modo per comunque rilassarsi, gratificarsi, non esagerate, sennò dopo dieta ferrea, però insomma, gratificatevi. I regali, tutti quest'anno siamo stati più in ristrettezza, però vedete, avete visto nell'introduzione, abbiamo comunque un sacco di pacchettini. Sotto l'albero abbiamo impacchettato di tutto e anche quello è un bel momento da passare volendosi bene, divertendosi e così. Mi raccomando, i miei migliori auguri, a presto, passate un buon Natale. Ciao. Carpaccio di polpo, volovan calda e riscaldata, crema al tartufo.